ha deluso le attese la 41esima edizione della Spollinata, la discesa del fiume Arno da Giovia a Ponte Bugiano con le imbarcazioni più originali che ci siano, una giornata tra natura e divertimento per riscoprire l'Arno ed i luoghi legati a Leonardo. La fatica è sempre quella, sia sempre che quella. Siamo due o che siamo 50, però quest'anno di positivo c'era una bella corrente, quindi siamo, diciamo, ci divertiti. Siamo divertiti. No. Quest'anno siamo divertiti a venire giù. È importante partecipare. Perché non si smette mai di pedalare, perché non si scende mai e quindi si pedala sempre. Ecco. È stato quasi più fatica dell'altro. Quindi il nostro Leonardo sarà contento, insomma. Spero di sì. Ecco, no, perché siamo passati sotto il suo ponte. Quindi, ecco, qui appunto. Insomma, questa è una soddisfazione. Chissà lui che barca avrebbe fatto. Lui ce l'aveva. Sicuramente qualche... arrivava prima di noi. Qualche progetto ce l'aveva. Avrebbe fatto. Aveva fatto il sommergibile. Sì, sì, ma insomma, cioè, vuol dire, avrebbe fatto una per la Spollinata, avrebbe fatto una barca particolare. Sì, chissà. Sì, su misura, su misura. Ecco. Prenderà a mano la situazione, coinvolgerà la Red Bull perché è una bellissima manifestazione e poi è in cambio. Grazie alla creatività dell'architetto Gupi, Leonardo si è manifestato con un intreccio tra la Gioconda e un'imbarcazione in omaggio alla Spollinata. 500 anni di Leonardo da Vinci, con la Gioconda, il ponte della Gioconda, andiamo di più. E quindi hai fatto la Spollinata? Spollinata oramai l'ha fatta dall'83. Quindi quest'anno proprio dedicata a Leonardo a tutto tondo? A tutto tondo. E quest'altro anno un'altra cosa, ma non te la dico.